Ossia, cioè, il primo che si alza la mattina parla, chiacchiera, dice: a me mi hanno detto che creano leggende su tutto. E magari ogni tanto crea una leggenda pure sul parrucchiere, sul barbiere. A me mi è successo nel 2013 un equivoco, mi hanno portato via, dicevano che io avevo le banconote sotto le mattonelle del negozio. Però dicevano che in pratica il negozio mio non era il mio e che io avrei dovuto dare dei soldi a altre persone, a terze persone. Ti levo questo qua, i peli in più che c'hai, Prova tanza, i peli in più perché è perché fresca, è no, lavata insomma, fresca, ti è faccio la scultura rasoio, elettrizzata. elettrizzata. Però io gli Vieni da me, levrei, con la ti levo scultura rasoio poco poco te se levano tutti, e tammo, tutti questi vabbè, peletti. scopro un po' Prova, di più. vabbè, prova, Proviamo. se va male poi è responsabilità È tua. certo. Ci rimetto io. Ossia è così, Ossia è come un paese gigante, 250.000 abitanti fa. Perciò è come è tutto amplificato, capito? Perciò pure una stupidaggine, vedono i vigili sotto casa tua, un po' capito? Quello, le case popolari sono tutte le sue. Il bello di queste grandi borgate è questo, che poi alla fine fanno le leggende, alcune produttive, altre meno, per carità. Però alla fine te vanno bene, perché parlano di Ecco, di profilo la mia è più bella, guarda com'è piena di Viene profilo, più piena guarda com'è tua, la tua è bella, più piena. guarda. A me mi interrogarono, non puoi capire, erano firme. E ti dico che quella che registrava, mio caro amico, era cliente mia. Io gli dissi: scusi, ma io ho una macchina, un SUV, e ho comprato anello a mia moglie. Io gli dissi proprio così, no, a sto giudice, una donna era, con dei capelli veramente brutti. Se veniva da me avrebbe capito due cose, uno come si facevano i capelli, e due, che io non ero quel tipo di persona che cercava lei. Ma non lo ha cosa, l'acqua bollente a Mi sono divertito pure là, mi sono ammassato da ride, ci sono stati momenti all'inizio di panico veramente, perché ho detto che qua se sono sbagliati ne esco più. Ho trovato gente, veramente gente che ti aiuta, che ti fa da mangiare, che ti fa il caffè. Ma gente grande, ti giuro, io non ci credevo, tutti parlavano, sai, delle storie, no? I film. E, oh, ma ti giuro, terza, ti svegliano, oh, è il caffè, è il caffè. Cosa faceva? Era un signore anziano, faceva, siciliano, faceva. Scendevamo all'aria, no? E io lì tagliavo i capelli all'aria, no? Scendevamo, e mentre scendevamo, quello faceva all'altri detenuti: state attenti, questo è un killer, questo è veramente cattivo. Io facevo, oh, sta zitto, dopo mi devi far litigare con sta gente.